Benvenuti a tutti per questa esperienza nuova. Ecco, vedete, alla fine il web in qualche modo, assieme al virus, ci sta permettendo di provare e sperimentare altre dimensioni. Una delle cose che abbiamo sempre detto a passi di parola è che quello che garantiva in qualche modo anche i sentieri digitali era il fatto che ci potevamo incontrare di presenza, no? E quindi il fatto di vederci il venerdì poi ci permetteva di poter condividere anche questi momenti anche con chi, ecco, non poteva essere presente. Vedete come alla fine tutte le nostre idee in qualche modo spesso vengono trasformate in niente, in qualche modo, e adesso, ecco, vedete che la necessità di poterci incontrare ci viene in qualche modo garantita anche da questo semplice mezzo, che poi alla fine, vedete, può diventare veramente qualcosa di straordinario. Vedete come fondamentalmente quando ci si incontra a San Filippo Neri, ognuno di noi lascia casa propria. E ovviamente ci raduniamo lì e siamo convocati da quella parola che poi ascoltiamo, no? Adesso è veramente qualcosa di straordinario, è la parola che ci sta venendo a trovare direttamente a casa. Vi confesso che prima di iniziare a elaborare questo esperimento, mi sono chiesto se era il caso di elaborarlo oppure no. Proprio perché, ecco, un sano periodo di digiuno anche negli incontri può diventare utile per sperimentare anche quella che è una ricerca personale, perché la parola ci è affidata in maniera singola e in maniera personale. Però capite che anche il prolungarsi di questa situazione rischia veramente di fare diventare poi anche, di cadere nell'eccesso opposto, il rapporto troppo intimistico, no? La necessità di potersi in qualche modo collegare e sentire parte di una comunità diventa sempre preziosa ed importante. In realtà, vedete, una cosa su cui riflettevo in questi giorni, in cui ci si affanna tanto ad avere tutti lo stesso orario per pregare, no? E non riuscire a comprendere che ogni preghiera è una preghiera che si eleva per tutti. E questo è veramente un percorso di crescita che dovremmo riuscire veramente a fare. Non c'è mai una preghiera che è solo soggettiva, personale. Man mano che la preghiera inizia veramente ad essere vissuta pienamente, capisci che non preghi mai solo per te, ma stai pregando anche per quelle intenzioni o per quelle esigenze che non conosci neanche. Però arrivare a questo è veramente un percorso lento e difficile, per cui capisco anche questa smania di avere sempre la stessa ora, le varie catene che si vengono a formare e così via. Vedete, ieri noi abbiamo celebrato la festa di San Giuseppe. E una cosa su cui riflettevo in fondo era la figura di Maria, no? C'è un poeta, Rilke, che appunto dice di Maria che l'angelo, quando la contatta, dice: io sono il fiore, nel senso che, ecco, gli stava proponendo un po' questo affare, e tu sei la pianta. E a un certo punto si rifletteva sul fatto: ma Maria, in fondo, che sforzo ha fatto? Se avesse visto tutto quello che noi vediamo nell'iconografia, no? Questo essere maestoso con le ali o altro, che fatica doveva fare in qualche modo, ecco, per rendersi conto che c'era qualcosa di straordinario che stava avvenendo. In realtà, ecco, quello che spesso non comprendiamo è che in verità quello che dà a Maria questo input, il fatto che la parola entra dentro di lei, ed è proprio il fidarsi di una parola, quindi senza niente di straordinario in qualche modo, di maestoso. E quindi, al di là di quello che noi vediamo, in qualche modo spesso, ecco, la realtà dei fatti ci deve spingere veramente a prendere coscienza che è molto più vicina alla nostra esperienza quello che succede. Quindi è la parola che dentro Maria suscita tutto questo. Per cui, se il fiore è Cristo e Maria è la pianta, Giuseppe diventa il terreno che rende possibile tutto questo, perché se all'anagrafe non avesse lui dichiarato che era suo figlio e non avesse accettato Maria con questo progetto, capite bene che questa situazione, ecco, quello di cui noi parliamo oggi, non si sarebbe potuto verificare. Straordinaria quindi questa figura di Giuseppe, che noi anche lì nell'iconografia vediamo vecchio. In realtà era molto giovane, perché Maria era giovanissima, anche Giuseppe era giovane, quindi anche questo potrebbe aiutarci a comprendere quanto, ecco, la realtà dei fatti sia spesso lontana anche da quello che noi vediamo. Noi Cristo lo vediamo in croce, bardato e vestito. In realtà una delle cose su cui si mirava molto per il supplizio della croce era fare morire nudi i condannati. E pensate che fino al Concilio di Trento tutti i crocefissi erano nudi. Poi a un certo punto si è cominciato a mettere le brache e a dipingere sui quadri. Tutto, ma fino al Concilio di Trento l'iconografia metteva Cristo nudo in croce, proprio perché quei condannati a morte erano esposti nudi sulla croce. Ecco, questo per capire come la ricerca, anche il contatto con la parola, ci spinge poi piano piano a comprendere come anche molte immagini di cui ci nutriamo in qualche modo spesso, ecco, ci portano in una dimensione diversa rispetto a quello che è la concretezza della parola. Una parola che poi alla fine sta bussando dentro le case di ognuno di noi.
Adesso noi, come sempre, partiamo col PowerPoint, per cui adesso proveremo a verificare se riusciamo insieme a guardare lo stesso PowerPoint con il commento. E innanzitutto un grazie a Sabrina, ecco, che stasera ha accettato di vivere questo esperimento. Ci sei capitata tu, quindi che vuoi fare? Va bene. Bene. Non so se state vedendo il PowerPoint. Si vede? Marco, si vede, giusto? Bene. Quindi dicevo, grazie a Sabrina che, ecco, ci permette di vivere questa prima esperienza. Iniziamo ora ogni incontro di queste web letture con una novità. C'è una sigla ed è una canzone di Laura Pausini che resta in ascolto, che vuole in qualche modo cercare di racchiudere anche il senso di quello che stiamo cercando di vivere insieme, no? Un cercare di restare in ascolto della parola, ma anche di quella che è la relazione che la parola ci dà, che è soprattutto la relazione di ciascuno di noi con l'altro. Ecco perché la relazione che noi viviamo con Dio, con Cristo, se non ci mette in relazione con gli altri, diventa semplicemente un fatto intimistico, non è qualcosa che mi apre a quella che è la vita di relazione che io devo dare. Vi invito ad ascoltare attentamente le parole di questa canzone perché in effetti ci possono aiutare anche a riscoprire il senso di una parola che bussa ed entra a casa nostra. Michele, non si vede lo schermo. No? E allora aspetta che Puoi sì, fare dobbiamo share ricordare. screen e attivare al solito in E basso. l'avevo attivato io. Vediamo se è Fai attivato, Marco. share screen. Forse non hai fatto share screen. Ok, Share ora ci siamo. c'è? Ora... Sì. Ok. Allora, l'audio si è sentito però, giusto? Sì. Perfetto, va bene. Questa canzone di Laura Pausini è tratta dall'album che ha lo stesso titolo, Resta in ascolto. È sottotitolata, per cui ecco, vedrete anche i titoli della canzone, le parole della canzone. Ho allontanato te dal cuore.
quanto penso a te. Può succedere. Bene, questa è la Laura Pausini. Io direi a questo punto, Sabrina, se ci sei, sì, ci dici un po' come hai vissuto questa esperienza, prima interrotta e adesso via web. A te la parola, Sabrina, vai. Vicky, togli lo schermo. Sì. Altrimenti non vediamo Sabrina. Ok. Ok. Ci siamo? Yes. No, vai, niente. Diciamo che mi sentite? Sì. Sì. Vabbè, all'inizio, non lo so, quando era ancora tutto ok, ero sempre emozionata, sempre preoccupata. Poi, in realtà, di questa nuova modalità non avevo tanta paura, perché anzi dicevo, forse così mi vergognerò di meno. In realtà mi vergogno lo stesso, anche se siamo qui. Però devo dire che avevo paura di non sapere neanche dove guardare. Però devo dire che io vi vedo tutti qua, ognuno che fa delle vostre cose, ed è bello pure questo, va? E quindi devo dire che alla fine questo metodo un po' nuovo non mi dispiace. Certo, la vergogna quella c'è sempre, però devo dire che purtroppo c'è, fa parte anche di questo, va? Nel senso, uno deve sconfiggere anche questo lato di sé e lanciarsi in queste nuove esperienze. Anche perché io non avevo mai spezzato una parola, e quindi l'ho vissuta proprio in maniera diversa, cioè non mi era capitato mai di soffermarmi parola per parola, quindi sicuramente è stata un'esperienza molto più ricca di tante altre, quindi devo dire che tutto sommato, tutto positivo. Grazie, bene Sabrina. Bene, rimettiamo adesso noi, vediamo se c'è bisogno sempre, Marco, di ristrutturarlo. Che dici? Forse sì. No, va bene. Share. Ok. Per chi magari è la prima volta che vedo, insomma, c'è per esempio Maria Rosa, che è la prima volta che magari vive questi incontri di passi di parola. Quest'anno l'oggetto che in qualche modo si dà a chi viene per la prima volta, non ve lo posso consegnare in maniera virtuale, ma lo guardiamo. E questa scatolina che in fondo, ecco, vedete scritto sopra fragile e poi c'è sopra la bussola. Ecco, un po' anche la canzone di Laura Pausini ci diceva che è complesso restare in ascolto, ma è essenziale per poterci conoscere fino in fondo e per poter vivere pienamente anche quella che non solo una nostra conoscenza, ma anche una realizzazione piena di noi stessi. Ecco, passare un po' a questo modo di incontrare la parola è un po' complesso per chi magari è abituato soltanto ad un incontro rituale con la parola. Ecco, avere una parola che invece accompagna il quotidiano, ma che permette proprio di rileggere anche il quotidiano e di leggere anche quello che stiamo vivendo come tempo, perché ecco, non è che in un tempo di crisi profonda come quello che stiamo vivendo la parola è meno attiva, anzi, a maggior ragione, è una parola che parla oggi, ma ci parla anche con quello che c'era stato regalato prima. Per cui penso che, ecco, che l'appello della parola è sempre presente, al di là di quello che noi comprendiamo, ecco, molte cose devono essere poi custodite non comprese e saranno poi i giorni e i passi che noi facciamo, che in qualche modo, ecco, ci daranno risposta su tutto questo aspetto. E tutto questo è fragile, perché noi, ecco, fondamentalmente abbiamo bisogno di qualcosa che subito, ecco, ci porti a realizzarci in qualche modo, per cui cerchiamo sempre di scappare da quello che è l'ascolto della parola, perché, ecco, molte volte, ecco, quello che può essere un confronto con questa parola è qualcosa che fa paura, perché ci spinge a conoscerci per quello che realmente siamo, con le luci e le ombre che ci abitano. Quindi è un rapporto estremamente fragile, che diventa fragile anche quando spesso si ha un'apparente continuità, che ci può essere una continuità di ascolto con la parola che è solo esterna a noi, è fatta soltanto di quella che può essere una presenza fisica, magari a quella che può essere una celebrazione liturgica, ma senza un coinvolgimento, senza un movimento del cuore in qualche modo, no? E quindi capite che anche questo rende in qualche modo la parola non permeabile a quello che è il nostro intro. Quindi, ecco, il fragile e la bussola servono un po' a farci comprendere come, restando in ascolto, anche di fronte a quello che è il buio di questi giorni, si può trovare anche un senso e scoprire anche il positivo che attorno a noi ci può essere, anche di fronte a quello che è la tragedia e in mezzo a tutte le ansie che in qualche modo viviamo. Andando avanti, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ecco qui.
il nostro aforisma sulla strada, no? Sembra un po' una beffa, visto che siamo tutti costretti a stare tappati in casa. Chissà Chatwin come l'avrebbe presa in una situazione del genere, lui chiamava camminare tanto, no? E lui dice sempre, la vita è spesso un viaggio da fare a piedi, la vera casa dell'uomo è una casa, non è una casa, ma è la strada. In questo tempo stiamo scoprendo esattamente il contrario. Se vi ricordate, dicevamo nelle lezioni passate che di fronte a un'emergenza, un terremoto, un incendio, la prima cosa che facciamo è scappare per strada. Bene, è arrivata un'emergenza che invece ci costringe a stare tappati in casa. Ecco, questo proprio per dire come fondamentalmente qualsiasi schema noi abbiamo, in qualche modo la realtà dei fatti lo fa saltare sempre, no? E quindi anche questo rivivere la casa in questa maniera penso sia importante per capire che poi la strada reale, diciamo sempre, è il viaggio più difficile, è quello interiore poi alla fine. E quello fisico esterno è semplicemente un modo per non dimenticare che il viaggio più complicato è proprio quello che è nella nostra interiorità. Ecco, questo tempo che ci viene regalato, ci dice il Papa, è un tempo che non dovremmo sprecare. E per non sprecarlo abbiamo bisogno realmente di trovare un ritmo. Non so se questo capita a voi, ma una cosa che a me è capitata da quando perdi quello che è il normale ritmo di lavoro è di non avere più quasi la percezione di come passa il tempo, in qualche modo, no? Delle giornate. Ecco, questa cosa in qualche modo mi fa capire che abbiamo bisogno, in questa nuova condizione, di ritrovare dei punti di riferimento per non sprecare il tempo e magari stare lì, ecco, a farlo passare, ad ammazzarlo in qualche modo, no? Ecco, si può riempire in maniera piena anche di quelle che sono quegli aspetti che in qualche modo ci possono spingere anche a prendere più coscienza anche di questo viaggio interiore che ognuno di noi è chiamato a fare. Arriviamo alla domanda di questa sera. Possidenti o posseduti? Io adesso ritolgo un po', ecco, l'immagine e la domanda e vediamo Sabrina se ha trovato risposta da parte sua a questa domanda. Allora, vai Sabrina. Sì, anche perché questa domanda poi non ritorna proprio così, però l'ho trovata poi pure in questo brano, poi lo vedremo meglio, soprattutto da che cosa siamo posseduti. Più che altro è stata questa la domanda. E infatti poi, a seconda tu, secondo me, di cosa scegli di essere posseduto, a tua volta, come dire, poi lo possiederai. Cioè, forse ora è così, senza il brano mi viene un po' più difficile da spiegare. Però quando scegli magari cosa vuoi possedere, cioè cosa vuoi, da chi vuoi farti possedere, poi tu, secondo me, inizi a possedere anche dei valori diversi. Quindi io penso che queste due domande siano un po' collegate. E poi se io mi devo interrogare, se io sono, mi interrogo più da cosa sono posseduta e poi ovviamente io cosa possiedo con le mie mani. Questa, diciamo, è stata la mia riflessione principale su questa domanda, che poi magari spiego anche un po' meglio. Sì, adesso avremo modo. Bene Sabrina, penso che, ecco, un po', se qualcuno vuole intervenire anche, insomma, capite che diventa importante, alzate la manina e Marco vi dà l'audio praticamente. Sì, o se vogliono possono attivarsi il microfono anche da soli e parlare. Gli ho dato la possibilità. Perfetto. Esatto, quindi io direi che se qualcuno, insomma, vuole anche dare un po' una risonanza di come sta vivendo questo momento, ma anche una risonanza sulla domanda, può essere questo il momento in cui si può fare, in modo che, insomma, cerchiamo di sfruttare al massimo anche questa relazione che probabilmente rende più semplice anche poterlo condividere. Però ecco, vi inviterei a non perdere molto tempo perché abbiamo anche l'esigenza di registrazione, perché pensate che chi poi guarderà e ascolterà questi nostri incontri, di fronte a uno o due minuti di silenzio, stacca, perché chiaramente, ecco, se non c'è tutto pieno, chi ascolta poi alla fine è nulla. Quindi vi inviterei, ecco, se c'è qualcuno già disponibile, bene, a partire, se no andiamo avanti. Ecco, questo per capire un po' anche la tempistica. Nessuno alza la mano? E allora direi andiamo avanti. Ecco, la domanda che in qualche modo stasera adesso ripartiamo subito con lo share. Eccoci qua. È veramente una domanda fondamentale e centrale. Per cui vedete che anche l'immagine scelta, che è quella della Sistina, in cui c'è questo rapporto, questa relazione con Dio e in mezzo a quello che appunto sono le banconote, ci fa comprendere come realmente su questo aspetto abbiamo veramente, ecco, camminiamo veramente su un terreno minato.
e spesso è uno di quegli argomenti che rimuoviamo proprio perché, ecco, il rapporto, come vedremo anche la parola stasera ce lo mette davanti con chiarezza, ci porta a comprendere che spesso e volentieri la nostra vita è posseduta per un semplice motivo, perché, ecco, viviamo intrappolati dalla paura. Ecco, ammettere a noi stessi che abbiamo e che ci abitano delle paure è qualcosa di estremamente difficile nella società occidentale, questo lo dicono quelli che studiano questo aspetto come psicanalisi. Ormai la paura da noi è rimossa perché abbiamo una sorta di senso di onnipotenza, no? Un po' lo stesso senso di onnipotenza che ci porta ad uscire fuori anche con questa epidemia in atto, tanto dice a me non potrà capitare, capiterà sempre a qualche altro, no? Ecco, in fondo il soggettivismo che viviamo, cioè l'essere noi al centro, un po' come recita la pubblicità, tutto attorno a me, no? In fondo, ecco, se ho questa necessità, che mi frega se c'è una necessità collettiva, io devo vivere questo aspetto perché la mia esperienza mi porta a doverlo vivere, quindi lo faccio. Ecco, chi studia questo aspetto ci dice che in fondo le paure che ci abitano, da cui nascono tutte le altre, sono principalmente due: la paura della morte e la paura di Dio. E sorprende come i padri della Chiesa fondamentalmente dicessero la stessa cosa di quello che oggi ci dice la psicanalisi. Quindi anche questo aspetto ci fa comprendere come la parola, quando entra pienamente dentro, riesce ad arrivare a quelli che sono i nodi centrali, in qualche modo, no? Allora, come si cerca di vincere la paura? Se vi ricordate anche la storia dell'ultima legge, sono state tante settimane, no? Quanta terra basta a un uomo? Quella che in fondo poi alla fine, ecco, ci seppellisce fondamentalmente, non ne portiamo dietro di più. Eppure abbiamo bisogno di avere la certezza che, avendo più beni in qualche modo, siamo quasi al riparo. Però basta, ecco, questa particella microscopica, che non è neanche vivente perché vive dell'organismo che infetta un virus, per capire come alla fine tu puoi avere tutti i soldi di questo mondo, ma di fatti non ti salvi. Ecco, mi faceva sorridere quando Trump diceva: noi il virus lo sconfiggeremo perché con noi non potrà far niente, perché noi siamo l'economia più forte del mondo. Ecco, capite che anche questo aspetto, questo atteggiamento, ci fa capire fondamentalmente molte delle cose che stanno succedendo nel nostro mondo. Anche quello che diceva Boris Johnson in Inghilterra, in fondo cosa può capitare? Muoiono un po' di anziani e fondamentalmente appena, ecco, muoiono questi anziani, di fatti avremo meno pensioni da pagare e meno spese sanitarie da gestire, sotto questo poi è il concetto, no? Ecco, capite che quello che si scontra in fondo, e il Papa lo dice benissimo nella Laudato Si, sono queste due concezioni: prima vengono gli uomini o le cose. Ecco, spesso nella nostra esistenza è un po' la stessa cosa. Allora, cercare la risposta a questa domanda: siamo possidenti o siamo posseduti? Perché non è così banale, non è così semplice, ma è veramente un percorso faticoso, almeno per me lo è. Non è semplice dare una risposta a tutto questo, perché riscoprirsi prigionieri in qualche modo non è bello. E io amo moltissimo quell'aforisma che dice che ti rendi conto delle catene che ti bloccano, che ti appesantiscono, solo nella misura in cui ti metti a camminare. Ecco, in realtà è proprio questo. Se la domanda non mi mette in cammino su un certo aspetto, io quella domanda non me la faccio e di conseguenza, ecco, non scoprirò mai dentro di me quello che poi mi rende infelice fondamentalmente, cioè l'essere prigioniero, l'essere posseduto. E se io mi condiziono e mi accontento di essere posseduto, è perché fondamentalmente vivo nella paura. Ecco, avremo modo magari più in là di capire meglio perché queste due parole sono strettamente connesse, la paura della morte e la paura di Dio, no? Però capite che, ecco, il Vangelo, che è buona notizia, ci viene regalato esattamente per rievangelizzare, per rendere Dio buona notizia. Perché ricordiamoci sempre che l'uomo pio, religioso, quello che vive di pratiche, è l'ateo, stanno rifiutando lo stesso Dio. Uno si sottomette per paura, l'altro per libertà e per vivere in qualche modo fuori da questa paura lo rifiuta. Ma difatti l'immagine di Dio che hanno è la stessa, quella che è l'immagine di un Dio tiranno. Per intenderci, quello che manda le disgrazie nel mondo per poterci convertire. Ecco, se noi abbiamo ancora questa immagine di Dio, capite che fondamentalmente è un'immagine satanica, no? Ecco, Dio non manda le disgrazie per convertirci, ma, ecco, quello che noi viviamo, la vita che noi viviamo, è un'opportunità enorme per incontrarlo e sentirlo presente in tutte quelle che sono le circostanze della mia personalità. Ecco perché avevo bisogno del contatto con la parola per riscoprire anche in maniera più piena tutto questo. E a questo punto vediamo Papa Francesco come ci aiuta ad entrare. Il video che vi propongo parla proprio di quello che è l'importanza degli anziani nella vita, no? Francesco su questo aspetto ci torna spessissimo. E mai come in questo momento, in cui gli anziani sono le persone più fragili, esposte praticamente a quella che, ecco, è questa
questa carneficina vera e propria che c'è per una fragilità estrema, capiamo perché quello che sta succedendo ci dovrebbe spingere a riflettere con più attenzione. Vediamo Papa Francesco come ci aiuta ad entrare nella lettura di stasera. Anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare. Papa Francesco parla dei nonni nel suo ciclo di catechesi dedicate alla famiglia e riprende un tema a lui caro, l'attenzione e il rispetto per i vecchi, soprattutto se poveri e malati. Ancora una volta denuncia con forza le lacune di una società programmata per l'efficienza, che scarta sistematicamente le fragilità. Con Benedetto XVI ripete che proprio da come si trattano gli anziani si giudica una civiltà. In una civiltà c'è attenzione all'anziano, c'è posto per l'anziano. Questa civiltà andrà avanti perché sa rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani. In una civiltà non c'è posto per gli anziani, sono scartati perché creano problemi. Questa società porta con sé il virus della morte. Nel secolo dell'invecchiamento la sfida è non far apparire gli anziani come un peso o una zavorra, o ancora peggio come uno scarto, ma come una riserva sapienziale per tutto il popolo. Eppure la realtà racconta tutt'altro. Papa Francesco attinge ai suoi ricordi, alle visite nelle case di riposo di Buenos Aires, a quando parlava con anziani abbandonati dai figli in perenne attesa di una visita. Ricordo una specialmente, diceva, ma è per Natale, eravamo in agosto, 8 mesi senza essere visitati dai figli, 8 mesi abbandonato, questo si chiama peccato mortale, capito? E poi la saggezza della nonna che raccontava al piccolo Jorg la storia di un padre di famiglia che si vergognava del nonno anziano, incapace di mangiare senza sporcarsi e confinato da solo in cucina. Pochi giorni dopo arrivò a casa e trovò il suo figlio più piccolo giocando con legno e il martello, i chiodi, faceva qualcosa lì. Ma cosa fai? Ah, faccio un tavolo, papà. Un tavolo, perché? Per averlo quando tu diventi anziano, così tu puoi mangiare lì. I bambini hanno più coscienza di noi. Si indigna Papa Francesco parlando di quanto subiscono i più vecchi, della dimenticanza e la stupidità di chi pensa di rimanere eternamente giovane, e invita ad essere prossimi nella gratuità, perché gli anziani sono uomini e donne che percorrono oggi la strada che domani sarà battuta da altri. Bene, penso che anche questo video un po' ci può aiutare. Adesso noi torniamo a vederci. Stop share. E prima di proclamare la parola, invochiamo lo Spirito. Ovviamente non lo possiamo fare cantato, io leggerò quella che è il Veni Creator e tutti risponderemo Amen, lo invoco per tutti. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Bene, Sabrina, dopo la proclamazione parti tu poi con il brano, va bene? Adesso lo riapriamo, share screen. Thank you.
Dal Vangelo secondo Luca. E a voi dico, fatevi amici del mammona, dell'ingiustizia, perché quando cessi vi accolgano nelle tende eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro, «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole». La legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vai Sabrina. Hey, Joy. Speriamo che non mi abbandoni internet di nuovo. Allora, prima di iniziare un po' a leggere questo brano, io avevo ripreso un po' tutto il capitolo, perché ho visto che questo capitolo era composto da tre brani. Il primo, che era quello dell'amministratore disonesto, poi questo e poi quello del figlio prodigo. Siccome quando alla vecchia Lezio, che comunque io ricordo nonostante sia stata tanto tempo fa, quel brano mi era sembrato veramente stranissimo. Mi era venuto anche difficile da comprendere, perché se qualcuno mi avesse detto che nel Vangelo c'era un brano come quello dell'amministratore disonesto, non lo so, neanche ci avrei creduto lì per lì. E quindi sono tornata un po' indietro e sono contenta di questo, perché quando oggi ho visto la frase, Michele, quella in cammino con la bussola, non lo so, penso che veramente in questi brani Luca sia una bussola per quello che ci dice. Infatti voglio fare soltanto un breve riepilogo del brano precedente, dove praticamente succedeva che un amministratore perdeva il lavoro e per ovviamente trovare una soluzione a questa situazione inizia a fare dei favori alle altre persone. Ovviamente, e viene elogiato per questo, nonostante le sue azioni non siano lodevoli. E alla fine, sviscerando un po' meglio quel brano, ho capito che i consigli che ci venivano dati in realtà erano due. Il primo, quello di rimanere comunque svegli di fronte a qualcosa di tragico. Ad esempio, quell'amministratore aveva perso praticamente l'unica cosa che sapeva fare e quindi non si è dato per vinto. E penso che in questo momento sia anche un bel messaggio, perché tutti un po' stiamo perdendo quella che era la nostra quotidianità e forse ci sentiamo persi, e invece ci viene chiesto di rimanere svegli e di trovare sempre una nuova soluzione. E poi invece la parte bella, pure bella, è che veniva esaltata l'amicizia. Cioè come quando tu perdi magari l'unica cosa che sai fare o quello che, per cui ti sei speso tutta la vita, alla fine non ti rimane nient'altro che l'altra persona, che l'altro. Quindi dopo questi due insegnamenti ho iniziato un po' a leggere questo brano e quindi
magari frase per frase lo analizziamo. In realtà le mie parole forse sono un po' diverse da quelle che abbiamo letto, perché per via delle varie versioni. Allora, la prima frase era appunto: se non siete onesti nelle piccole cose, non lo sarete neppure nelle cose importanti. E chi è disonesto nelle piccole cose, lo è anche nelle cose importanti. Allora, quando ho letto questa frase, ovviamente ho iniziato a pensare un po' a quali potessero essere queste piccole cose alla quale Luca si stava riferendo. In realtà a me sono venute in mente le piccole cose, come piccole cose i nostri sentimenti, nel senso quei piccoli sentimenti che sentiamo quotidianamente. Ad esempio, non lo so, quando viviamo un'esperienza, quella sensazione di a volte di tristezza, a volte di gioia, di paura. E ho pensato al fatto che se non riusciamo ad essere onesti con noi stessi nei nostri piccoli sentimenti, è come se non riuscissimo ad essere onesti in qualcosa di più grande, che è poi la nostra chiamata. Cioè, quella chiamata appunto che Dio ci fa, alla quale abbiamo detto di sì e che poi ci porta verso la felicità. Ovviamente questa frase poi lui la dice: chi è disonesto nelle piccole cose, lo è anche nelle cose importanti. E io infatti come l'ho tradotta un po' concretamente nella mia vita? Cioè, quando noi non siamo onesti e quindi siamo disonesti verso i nostri stessi sentimenti, come ad esempio verso il nostro egoismo o anche le parti un po' più brutte di noi, cioè saremo disonesti anche in qualcosa di più grande, che è la strada che stiamo percorrendo. Questa cosa l'ho vista tanto anche a livello personale, perché ho pensato un po' a quali sono anche i sentimenti in cui io a volte non sono onesta con me stessa. Ad esempio, io vivo tanto come difetto quello di non vedere sempre le cose positive, ma ad un certo punto di iniziare a vedere il negativo che c'è in una situazione, e chi mi è vicino lo sa. E magari quando entro in un mood praticamente di lamentela, inizio a magari lamentarmi, a vedere nero mille cose. Allora lì io ho due alternative, proprio lo faccio sempre. La prima è che mi rendo conto che sto sbagliando, che sto lamentando di cose magari inutili, e allora lì dico: ma posso fare così? E allora cambio strada. La seconda, che invece è proprio quella che chiamo disonestà nei confronti delle mie piccole cose, è quando inizio a farmi talmente tante convinzioni nella testa, per cui dico: se io vedo negativo, se questa cosa non mi piace, è perché ho ragione. Oppure se non mi piace quell'aspetto di quella persona, è perché ho ragione. Cioè inizio praticamente a girarmi la cosa finché non mi do praticamente ragione. Ovviamente questo mio aspetto, quando faccio così, io veramente dico: e questa è la disonestà, secondo me, nelle piccole cose, perché quando non riusciamo a vedere le cose forse come sono, ovviamente in quel momento io sono disonesta proprio nella mia strada, perché ovviamente non mi viene, cioè se io credo ad una chiamata, di sicuro non mi viene chiesto di portare il negativo, ma mi viene chiesto di portare il positivo, e quindi mi sento disonesta pure in qualcosa di più grande. Quindi io l'ho inteso un po' così. Dopo Luca cosa dice? Se non ci si può fidare di voi per quanto riguarda le ricchezze del mondo, non mi ricordo com'era là, comunque, chi vi affiderà le vere ricchezze del cielo? Se non siete onesti nell'amministrare ciò che appartiene agli altri, chi vi affiderà quello che vi aspetta? Ora, questo verso mi è piaciuto tanto perché se prima non c'era un soggetto, quindi parlava principalmente di... Io l'ho interpretato molto a livello personale, qui invece si parla delle ricchezze del mondo, quindi si introduce l'altro. E in realtà ci sono tante traduzioni, alcuni dicevano le ricchezze altrui, però questa traduzione con le ricchezze del mondo mi è piaciuta tanto proprio perché mi fa pensare a chiunque, nel senso a chiunque incontreremo sulla nostra strada e anche a quello che chiamiamo prossimo.
E quindi mi ha dato anche un senso di responsabilità, perché dice se non ci si può fidare di voi nel prendervi cura delle ricchezze del prossimo, chi vi affiderà le vere ricchezze del cielo? E penso che questa frase sia davvero una frase molto, molto forte. Perché è come se ci dice, se tu non ti prendi cura dell'altro, chiunque questo sia, come ti aspetti di ricevere la ricchezza eterna, che poi alla fine, secondo me, è una, è dell'amore eterno. Perché è vero che sicuramente noi sappiamo che Dio ci ama sempre, e su questo non c'è dubbio. Però penso che quando noi non ci prendiamo cura dell'altro, del prossimo, questo amore non lo riusciamo neanche a percepire. Cioè è vero forse che dentro di noi lo sappiamo, ma quanto veramente lo sentiamo. E quindi mi è piaciuta tanto perché ovviamente ci dà proprio una responsabilità, cioè ci dice che ci dobbiamo prendere cura delle loro ricchezze. E poi io ho un po' interpretato questa parola ricchezza e l'ho scambiata in realtà con bellezza. Cioè l'ho scambiata sia con bellezza che con debolezza. Con bellezza perché dico è come se ci stesse dicendo di prenderci cura di ciò che è bello dell'altro, perché alla fine per noi le ricchezze non per forza devono essere viste come qualcosa di negativo, ma come qualcosa anche di positivo, di bello per noi. E quindi ciò che c'è di bello nell'altro. E io questo penso che sia molto concreto, perché dico, nelle relazioni che vivo con i miei amici, con un po' con tutti quelli che mi circondano, quanto è importante a volte l'altro anche nel farci credere un po' in noi. Quando vedono, magari noi ci vediamo tutti neri, e allora c'è l'altro pronto magari a farti vedere quello che c'è di bello in te. E allo stesso tempo come noi possiamo essere questo per l'altro. Questo ovviamente nel servizio lo sto vedendo molto con i ragazzi. Cioè cercare di far vedere o comunque di far prevalere nei ragazzi ciò che c'è di bello in loro. Vederlo noi per primi e poi aiutare loro a vederlo con i loro occhi. Quindi anche questo senso di responsabilità. E ovviamente mi sono chiesta se ci si può fidare, cioè mi sono posta questa domanda, ci si può fidare di te nel prenderti cura delle ricchezze del prossimo? Ovviamente a volte anche qui ho una duplice risposta, nel senso riesco a rispondere sì quando penso ovviamente alle relazioni che ho instaurato con le mie amiche, al servizio, anche in famiglia, quante volte ci sono scontri e uno cerca sempre di migliorarsi. Altre volte ovviamente dico no, cioè quanto a volte è difficile giudicare l'altro e sicuramente non prendersi cura di tutt'altro meno che della sua bellezza, anzi di tutte le sue bruttezze potremmo dire, e soprattutto quando non lo conosciamo. Cioè penso che quando si tratta di prendersi cura delle bellezze di chi c'è caro, questo risulti molto più facile rispetto invece a quando dobbiamo prenderci cura delle bellezze di qualcuno. Marco, che succede? Penso abbia di nuovo problemi di connessione. Aspetta che la chiamo, perché forse non se n'è neanche resa conto. Sì, penso che intanto anche possiamo approfittare di questo momento in cui Sabrina purtroppo avrà problemi di connessione, perché se qualcuno vuole intervenire, perché già a questo punto penso che di carne sul fuoco Sabrina ne ha messo tanto, no? Anche perché insomma ha cercato di focalizzare anche del fare educazione, di quello che può essere la responsabilità anche dello sguardo, anche, no? Su qual è lo sguardo che poi i nostri ragazzi hanno e di come questo sguardo poi in fondo può dipendere anche da quello che soprattutto è lo sguardo di lei che poi noi abbiamo. Ecco, penso che se qualcuno vuole intervenire, così nel frattempo che Sabrina riesce un po' a riconnettersi, magari Marco vi può dare praticamente un po' la parola. Qualcuno vuole intervenire? Se mandate sempre il classico segnalino per poterlo vedere, così lo capiamo subito. Non vedo mani alzate, manco una. Io non vedo i segnini, praticamente non ne state mandando. Vediamo Marco che sta facendo. Marco, ci sei? Tu che dici? Sì, sono a telefono con Sabrina, si sta riconnettendo. Ha avuto un attimo un problema di connessione.
Bene, allora io direi, mentre lei si connette, noi vediamo il video e così, ecco, vediamo un po' di riempire questo spazio. Aspettate che vediamo un po' di fare share prima. Veneto e Trentino Alto Adige in testa, Campania e, attenzione, la Valle d'Aosta in coda. È sorprendente la speciale classifica dello stato di salute delle regioni italiane redatta dall'Istat, ma sottolinea anche le forti diseguaglianze ancora esistenti tra le diverse aree del paese. Il rapporto è riferito al decennio 2005-2015 e si basa su una serie complessa di indicatori, dalla speranza di vita in buona salute all'ospedalizzazione. In buone condizioni di salute però sono solo Trentino Alto Adige e Veneto, accomunate dai migliori valori di quasi tutti gli indicatori utilizzati per l'analisi. All'ultimo posto c'è la Campania, che si distingue in negativo per la più alta propensione alla mortalità e per l'alto numero di decessi imputabili a tumori maligni, diabete mellito e malattie cardiovascolari e respiratorie. Segue a sorpresa la Valle d'Aosta, seconda solo alla Campania per la propensione alla mortalità prematura, mentre le altre regioni si dividono e si raggruppano in due macro aree. Sono in discrete condizioni di salute la Sardegna e buona parte dell'Italia settentrionale, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Sono invece caratterizzate da maggiore fragilità generale il Lazio e le altre regioni meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Una netta suddivisione tra nord e sud che, mentre si discute di autonomia delle regioni, conferma le storiche diseguaglianze che gravano sul paese. Penso che, insomma, siete riusciti a vederlo tutti il video, non mi potete rispondere, ma questo ci fa capire fondamentalmente quello che in questo momento, ecco, viviamo anche, qual è la condizione anche che, ecco, siamo costretti ad affrontare. Per chi magari è un po' più distante dal campo sanitario non si rende conto di quali sono le carenze enormi che eventualmente, ecco, la nostra sanità dovrà affrontare nel momento in cui questa crisi dovesse, ecco, divampare praticamente. È impensabile poter far fronte a quello che è il numero di casi che ci sono. Questo per capire come le scelte che nel tempo sono fatte e che vengono fatte proprio in vista di quello che è in qualche modo soltanto un discorso di prettamente economico ci porta poi a vivere anche queste condizioni quando l'emergenza poi esplode. Prego Sabrina, se ci sei puoi ricominciare. Sì, questo è il lato negativo della tecnologia, quando non funziona. Mi sentite? Spero che mi sentano tutti. Allora, stavo appunto dicendo, rispondendo un po' alla domanda che mi ero posta su come io mi prendo cura della bellezza degli altri, e appunto dicevo come a questa domanda rispondo da una parte sì, quando penso al prendermi cura delle relazioni magari all'interno della mia famiglia, con gli amici o anche con i nostri ragazzi, però allo stesso tempo, ma Marco, scusatemi una cosa, Marco, ero arrivata qui, vero? Perché non so quando si è staccata la videochiamata. Sì, tranquilla, sì, ok. Oppure, come a volte invece a questa domanda rispondo no, quando appunto di sicuro non mi prendo cura delle bellezze degli altri, ma appunto di ciò che magari dei loro difetti, magari criticandoli facilmente, criticando qualcuno. C'è qualcuno che è anche diverso da me. E ho pensato a come questo ci venga difficile a volte con le persone che sono a noi care. Cioè, quando si tratta di qualcuno a cui vogliamo bene, è molto più semplice prenderci cura delle loro bellezze. E quanto invece sia difficile nei confronti di chi non conosciamo, cioè di chi è a noi distante. E infatti mi stupisce tanto anche i termini in cui parla questa parola, cioè quando in questa frase non ci viene detto per quanto riguarda le ricchezze dei tuoi amici, ma ci viene detto le ricchezze del mondo, cioè ci viene sottolineato che la nostra chiamata è quella di prenderci cura delle bellezze di chiunque, del prossimo, anche se questa penso che sia la cosa più difficile, cioè farlo a 360 gradi.
Quando ho pensato un po' in positivo al prendermi cura di queste bellezze, mi è venuto in mente un ricordo di quando ero una ragazza di clan che vi vorrei condividere. Cioè vorrei condividere con voi quando sono andata a fare servizio in una struttura a Messina dove c'erano delle persone disabili e uno di questi, un ragazzo di questi che si chiamava Lele, anzi si chiama Lele, praticamente non capiva niente, non riusciva a parlare, però l'unica cosa che sapeva cantare era la canzone Due Elefanti. Appena praticamente iniziavamo a cantare questa canzone, lui non smetteva mai di ridere, di saltare, cioè una persona che non si poteva neanche muovere, perché parliamo di una disabilità comunque grave, e lui impazziva. E lì ovviamente noi siamo arrivati a cantare anche fino a 40 elefanti, cioè stavamo 2 ore di orologio a cantare per renderlo un po' contento. E quindi lì ho pensato al prendersi cura della bellezza dell'altro, cioè intesa anche come, non lo so, ciò che lo rende felice, cioè cercare di rendere felice l'altro, anche con quelle poche cose che poi in realtà gli scaldano il cuore. E poi invece ho sostituito questa parola ricchezza, se da una parte con bellezze, dall'altra parte con debolezze, perché in realtà ho pensato un po' anche alle nostre paure, alle nostre debolezze come qualcosa che ci rende ricchi, perché mi è venuta in mente la frase di una canzone che dice: cosa rende umani se non un limite? E allora poi ho iniziato a, non lo so se si chiamavano in filosofia, in filosofia sillogismi, perché poi ho iniziato a dire: noi siamo uomini, quindi siamo figli di Dio, e quindi l'ho modificata. Cosa rende figli di Dio se non un limite? Ovviamente per noi essere figli di Dio è una ricchezza, e quindi l'ho cambiata. Cosa rende ricchi se non un limite? E quindi ho visto questa frase, quindi ci si può fidare di voi per quanto riguarda le debolezze dell'altro, cioè l'ho intesa molto come debolezza, inteso come ricchezza. E anche questo mi ha dato un po' un senso di responsabilità verso l'altro, perché cioè, io penso che qui Luca sia chiaro con quello che ci dice, di prenderci cura tanto di quanto è bello l'altro, tanto delle sue paure e delle sue debolezze, perché è a questo che siamo chiamati. E poi, va bene, anche perché dico queste paure, ce le ho intese anche così, perché è vero che quando la paura diventa un padrone, allora a quel punto ci ferma, però quando la paura è qualcosa di positivo in noi, allo stesso tempo ci rende più vivi e ci fa pure migliorare. Marco, mi sentite, vero? Sì, 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 ci sentiamo, okay. Tranquilli. Dopo Luca dice: se non siete onesti nell'amministrare ciò che appartiene agli altri, chi vi affiderà quello che vi aspetta? Ora, in realtà questa frase è un po' simile alla precedente, quindi a livello personale l'ho intesa un po' come prima, però andando avanti Luca fa un riferimento anche al denaro, quindi sono certa che ovviamente lui voglia si riferisca anche proprio all'amministrare, quando parla dell'amministrare ciò che appartiene agli altri, in questo caso parla anche di beni materiali, collegato forse anche alla parabola dell'amministratore precedente. E dopo infatti dice: nessuno infatti può servire due padroni, odierete uno e amerete l'altro, o viceversa, sarete entusiasti di uno e disprezzerete l'altro, non potete servire contemporaneamente Dio e il denaro. Ora, quando io ho pensato un po' a questi due padroni, e qui ritorna anche la domanda se siamo posseduti o possidenti, io il denaro un po' l'ho visto un po' lontano da me, perché sono sempre abbastanza giovane e quindi non lo riesco a vedere come un, non lo so, un padrone della mia vita, perché oggettivamente io non, tutto questo denaro non ce l'ho, quindi non l'ho visto proprio così. Povera Gio. Vabbè, però ovviamente l'ho inteso più che come denaro o come ricchezza materiale, l'ho inteso come successo,
perché sicuramente questi ultimi anni, cioè per me ma anche per tutti i miei amici o comunque quelli della mia età, sono stati anni dove chi saremo è una domanda ricorrente, perché tutti comunque in questi anni abbiamo gettato le fondamenta del nostro futuro e quindi cioè, tanti di noi ci siamo interrogati su chi diventeremo, qual era la nostra strada e così via. E sicuramente io, appunto, più del denaro vedo come padrone il successo, non inteso come fama, ma proprio come un sicuro certo, un sicuro comodo anche. Cioè, quanto è difficile anche capire qual è la nostra strada in base alle nostre passioni e alle nostre inclinazioni. Questo pensiero è nato tantissimo in me, che per chi magari non mi conosce, studio infermieristica, è nato tanto quando mi sono approcciata la prima volta all'interno dei reparti e ho conosciuto gli altri infermieri. Se da una parte questa esperienza è stata bellissima perché incontravo persone veramente appassionate che diventavano un esempio, dall'altra parte trovavo persone invece totalmente frustrate che basta che vedevano noi studenti iniziavano a dire «Ah, ma chi vi ci porta?» Iniziavano a fare un elenco di tutte le cose negative del loro mestiere, della stanchezza, di questo, di quello, anche dei soldi, perché era un discorso che facevano. Ovviamente tu che ti approcci la prima volta lì, cioè un po' cioè a me mi ha colpita questa cosa, perché ovviamente mi trovavo da una parte entusiasta, dall'altra parte c'erano le persone stesse che vivevano di quello che ti demoralizzavano e quindi ovviamente ho anche io iniziato ad avere un po' paura di tutto questo e a vedere dei lati negativi, tant'è che lì mi sono trovata di fronte a questo dubbio, cioè a volte anche scherzosamente mi capita di dire mamma forse sto sbagliando tutto, pensando magari alle rinunce o a ciò che di materiale ci sta dietro. Infatti io, cioè essere posseduti da Dio come chiamata o da questi pensieri negativi lo vivo molto nella mia quotidianità, perché è una battaglia veramente quella che si fa e che io almeno faccio con me stessa, cioè cercare di fare vincere sempre quello che mi appassiona. Infatti quando inizio ad avere dei pensieri negativi dico ma cioè, tu là come ti senti? Cioè sei felice, inizio a pensare anche a ciò che mi rende viva quando sono là. E tutto questo io lo vedo molto collegato a Dio, ma non perché Dio ci chiama ad essere uno o l'altra cosa, ma proprio perché penso che Lui una strada per noi ce l'abbia. E io, non lo so, anche nella scelta di vita che sto facendo, io lo penso tanto che anche Lui mi vuole in un posto. Penso anche a una frase che ho scritto nella mia lettera della partenza che diceva proprio come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. Quindi anche questo nella scelta proprio del mio futuro lo sento vicino. E dopo mi è piaciuto molto perché quando Luca scriveva appunto denaro, questa parola in alcune traduzioni è scritta con il termine mammona, che io non conoscevo completamente, e che invece significa, cercando ovviamente su internet, ho visto che significa proprio ciò che è certo. Quindi quando ho letto questa traduzione, inteso come una sicurezza materiale che ti dà proprio ciò che è sicuro, ciò che è certo, ovviamente sono un po' rimasta così, ho detto, cioè praticamente significava quello che io temevo, praticamente, quell'idolo che mi fa paura e contro la quale io combatto, cioè ciò che è comodo, ciò che è sicuro. E poi qua mi è piaciuto tanto come chiude Luca, cioè lui dice odierete uno e amerete l'altro, o viceversa, sarete entusiasti di uno, disprezzerete l'altro, cioè quando dice che non possiamo servire Dio e non possiamo servire allo stesso tempo ciò che è comodo, cioè non è una domanda che ci viene data, lui proprio ci dice è così,
cioè non potete amare tutti e due, perché o ne amate uno o ne amate la, o amate l'altro, e questa cosa secondo me è anche un pensiero forte, perché tante volte noi pensiamo di trovare una giusta via di mezzo e invece ci viene detto che non c'è una via di mezzo, che tu, cioè tu o ami veramente Dio e la sua chiamata, oppure non potrai amare veramente ciò che ti porta in una strada, non lo so, in una strada fatta di beni materiali, di sicurezze e di certezze. E dopo parla appunto di come reagiscono i farisei a queste parole, cioè cioè ridendo, praticamente con scherno, e ovviamente non lo hanno preso sul serio, anche perché quando ho letto questa frase mi è venuta in mente anche una frase molto semplice, ed è che la verità fa male. Io penso che dire delle persone che hanno vissuto solo di beni materiali, che se vivi in un modo non ti puoi professare, come dire, padrone anche della parola di Dio, cioè io penso che gli fa male, e quindi è più facile ridere di fronte a queste parole che prenderle veramente sul serio, perché quando le prendi sul serio di sicuro non è facile per te. E poi parla appunto della legge, cioè dice: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, ciò che è esaltato fra gli uomini è ripugnante agli occhi di Dio. Questa frase in realtà mi è piaciuta tanto, quando dice Dio conosce i vostri cuori, perché mi ha fatto pensare a un'attività che abbiamo fatto a Natale con i ragazzi, dove i ragazzi dovevano scrivere 3 domande a Dio. E tra una di queste c'era praticamente: come fai ad ascoltarci tutti? Quando ho letto ovviamente Dio conosce i vostri cuori, mi è piaciuta tanto questo pensiero, cioè anche questo è assodato, cioè lui ci conosce, nonostante noi forse non lo so, a volte non lo percepiamo, ci chiediamo: mi stai ascoltando? Così come mi piace, quando ho proprio dei dubbi esistenziali magari sulla mia persona, mi piace anche pensare che lui lo sa chi sono, anche quando non lo so io. E quindi questa frase mi è piaciuta tanto. E poi conclude il brano dicendo: finché Giovanni Battista non cominciò a predicare le leggi di Mosè e i messaggi dei profeti, a predicare le leggi di Mosè e i messaggi dei profeti erano le vostre uniche guide. Ma Giovanni vi annunciò la buona notizia, che il regno di Dio verrà presto, e ora moltitudini di persone premono per entrarvi. Ma questo non significa che la legge non sia più valida, no di certo, nemmeno nel più piccolo paragrafo. La legge è forte e incrollabile come il cielo e la terra. Qua io penso che Luca abbia detto soltanto una cosa a queste persone giuste, che loro, prima dell'arrivo di Giovanni Battista, ovviamente vivevano secondo le leggi di Mosè e i messaggi dei profeti, e sicuramente queste erano giuste, cioè non si mette in dubbio che certi valori fossero giusti. Però dice: da quando è arrivato Giovanni Battista a predicare, non vi viene chiesto di essere delle persone giuste, come in quel caso si sentivano i farisei alla quale si sta riferendo, ma vi viene chiesto altro, cioè vi viene chiesto di essere delle persone vere, perché adesso voi non possedete soltanto le leggi e i messaggi dei profeti, ma possedete la parola di Dio. E quindi anche questa distinzione, cioè c'è differenza tra essere delle brave persone ed essere testimoni della parola. Ed è questo che cioè Luca sta chiamando a questo queste persone con la quale parla, ad essere persone vere e anche testimoni di questa parola. Bene, Sabrina, grazie, perfetto. Bene, allora, dicevo, Sabrina ha dato tanti stimoli, penso che con l'occasione per poter anche condividere qualche riflessione, potrebbe essere positiva e buona, anche se con lo strumento magari mette un po' più di tensione rispetto a quello che è il normale incontrarsi, giusto? Però abituiamoci anche, neanche per me è semplice parlare di fronte allo schermo solo con le immagini, giusto? Però ecco, penso che sia importante fare un po' tutto uno sforzo. Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa, aiutiamo anche Sabrina a capire fondamentalmente se il messaggio che ha dato in qualche modo è stato recepito oppure no, oppure quello che è stato recepito, se qualcuno vuole chiedere qualcosa anche a Sabrina su quello che ha detto, perché di stimoli ne ha dati tanti, per cui penso che sia
anche positivo poterlo fare. Nessuno volete aiutare Sabrina in questo? Sabrina, nessuno ti vuole aiutare, che vuoi fare? Si vergognano come me. Si vergognano come me? No, diciamo che l'hai vinta bene questa vergogna. Dai, sì, ce l'ho fatta. Brava, dai. No, io brava, brava Sabri. Io volevo dire una cosa che mi ha colpito, che mi porto stasera come riflessione. Quando parlavi del limite, è il limite nella ricchezza, quindi riuscire a scoprire il limite nella ricchezza penso che sia realmente qualcosa su cui continuerò a riflettere. Me ne hai dati tanti stimoli, ma questa parte mi è proprio quella dove si parlava dei limiti, dove hai approfondito le varie diversità di limiti, e sono state veramente intense e mi sono entrate dentro, quindi grazie Sabri. Sì, Sabrina, penso che anche per me è stato importante il discorso del limite, soprattutto quando hai affermato che cos'è che rende umani in fondo, se non il limite, no? Ecco, penso che sia importante perché anche il tempo che stiamo vivendo forse ci sta facendo capire che vivevamo senza pensare di avere un limite, senza pensare a quella che era anche la nostra estrema fragilità anche nel viverlo, non questa nostra esistenza. Ecco, penso che sia importante riuscire a comprendere come il limite non è qualcosa che poi alla fine mi blocca, ma in realtà è qualcosa che mi può rendere realmente umano e poi pienamente forte, perché sono cosciente anche di questo limite. Ecco, penso sia importante perché ecco, anche la parola preghiera, che ha a che fare con essere precari, mi porta a capire che ecco, io non prego un Dio da tenere calmo, da tenere buono, ma in qualche modo è una relazione che invece può aiutarmi a vivere pienamente anche l'esistenza che ecco, mi è stata affidata. E il minimo che sto vivendo oggi è quello a cui essere fedele per poter vivere ecco, fondamentalmente tutto quello che, come dicevi tu, domani mi può essere affidato e mi può essere dato. In fondo è quello che stiamo riscoprendo in questi giorni, no? Ti manca l'abbraccio, ti manca ecco, l'affettuosità, la carezza dell'altro. Ecco, anche se baci tua moglie in qualche modo hai il timore di aver incontrato qualcuno e di attaccargli qualcosa. Capite che insomma stiamo vivendo tutti delle situazioni molto strane. Almeno a me capita praticamente, e capite che anche questo aspetto diventa anche molto 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 bello da poter anche affrontare alla luce anche della parola. Prego, qualche altro vuole intervenire? C'era Sara che stava parlando. Sara. Ah, Sara, scusa, vai. No, niente, io l'unica cosa, anch'io volevo ringraziare Sabrina più che aiutarla, più volevo ringraziare per la riflessione sul successo, perché penso che soprattutto a... cioè per noi, penso per tutti, è giusto, però noi che siamo un po' agli inizi, che dobbiamo costruire ancora tutto quanto, un pochino ci è una preoccupazione, un'ansia continua e a volte rischia di prevaricare su quelle che invece sono cose più importanti, o comunque pensare che il successo e la nostra realizzazione derivi da determinate cose, mentre in realtà sono altre quelle importanti. Io forse un pochino sto iniziando a capirlo in quest'ultimo periodo. E niente, grazie Sab. Mi ammutolisco. Cosa? Mi ammutolisco da sola. Io volevo dire una cosa velocemente. Spero di non essere troppo lunga. Intanto volevo ringraziare Sabrina. Mi sentite? Ah, volevo ringraziare Sabrina per queste riflessioni che ci ha donato. È stato un po' un condividere i pensieri che ha avuto in questi giorni. Ma mi sentite? Sì, sì, sì. Ah, ok. Una delle cose che hai detto che proprio mi ha colpito è stato il discorso sul limite. Anche a me mi ha colpito particolarmente perché mi ha ricordato un passo di uno dei miei libri preferiti praticamente. Che poi ho, cioè, perché la cosa comoda di avere la lezione a casa è che ti ricordi una cosa, cioè il libro a portata di mano, lo prendi un attimo. Quindi è un passo breve, non vi annoio tanto, perché è stata una bella scoperta, tipo una condivisione così, che è un passo di oceano mare, ed è proprio sui limiti, perché è vero, ognuno di noi ha tanti limiti. Leggendo questo passo, in un periodo in cui mi sentivo molto limitata per tante cose, mi ha dato una chiave di lettura interessante che volevo condividere. Allora, è geniale questa cosa che i giorni finiscono. È un sistema geniale, i giorni e poi le notti, e poi di nuovo i giorni. Sembra scontato, ma c'è del genio. È là dove la natura decide di collocare i propri limiti, esplode la meraviglia e lo spettacolo, i tramonti. Li ho studiati per settimane. Non è facile capire un tramonto. Ha i suoi tempi, le sue misure, i suoi colori. E poiché non c'è un tramonto, dico uno, che sia identico a un altro, allora lo scienziato deve sapere discernere i particolari
e isolare l'essenza fino a poter dire questo è un tramonto, il tramonto. Niente, rileggendola mi è piaciuto anche il fatto che ci ho trovato la parola discernimento, che forse tanti anni fa quando ho letto non mi diceva niente, ora mi dice qualcosa in più. E il fatto è questo, cioè magari dove noi ci sentiamo limitati perché siamo comunque esseri finiti che arriviamo fino ad un certo punto. È proprio lì quando arriviamo al limite massimo, quando il nostro dito non arriva oltre, c'è il dito di Dio che ci tocca in questo incontro. E poi il discorso del tramonto, sul discorso dello studiare i tramonti, legato anche un po' al discorso del come faccio io magari a valorizzare l'altro, che è una riflessione che ho preso un po' quest'anno, perché quest'anno dovevo vivere la gioia io. Però non mi lamento più, non mi lamento più, basta. Però comunque è una bella riflessione, nel senso che secondo me se noi sentiamo il fatto che magari noi siamo un tramonto e c'è uno scienziato, c'è questo Dio che ci osserva, ci studia, sa che abbiamo i nostri tempi, riconosce le nostre sfumature, dalla consapevolezza di essere amati così tanto, di essere pieni di questo amore che ci viene dato gratuitamente da Dio, possiamo anche imparare dal suo amore ad amare gli altri, che non è facilissimo e cioè, sperimenta sempre tanto piano piano, però anche con questa lezione, con questa tua riflessione è stato un po' anche un amare tutti noi che ti abbiamo ascoltato, quindi ti ringrazio e grazie a tutti quanti. E ora fra un po' penso che vi dovrò salutare, è stato bello condividere questa serata con voi, un bacio grande, poi quando ci potremo rivedere tutti. Grazie Noemi, bene. Qualche altro, dai. Tanto siamo a casa, ci possiamo prendere qualche minuto in più, dai. Non dobbiamo scappare. Chi vuole scappare basta che fa click e se ne va, quindi non c'è problema. Per dire. Nessuno? Santo, tu niente ci dici, non so se sei ancora in linea. C'è Padre Santino in linea? Niente. Giorgio, tu niente vuoi dire? Aspetta, te lo dico subito. Eccoci. Santo ora è in linea pure. No, no, sono come stato, io ho ascoltato. Ecco. E niente ci vuoi dire poi pure tu? Così. Penso di no, perché sono stato interrotto da una telefonata molto importante. Okay, quindi a un certo punto non ho potuto più seguire. Va bene, allora vai Giorgio, vai. Allora, mi è piaciuto una cosa importante, quello che Sabrina citava, quello di Dio è mammona, e poi la traduzione che lei ha fatto, no? Quello della certezza, e tu non puoi mettere due cose, o devi servire uno o l'altro, perciò tante volte noi prendiamo Dio come certezza, invece questa volta viene vista come rischio, perciò questo è quello che mi ha colpito molto, è bello, perché Dio ti dice vai, devi avere fiducia, e devi andare senza avere questa paura. E tante volte noi pensiamo che Dio è la certezza e cerchiamo proprio questo. Mi viene in mente quella piccola storiella quando qualcuno sul monte è salito e si scivola e cade. E cadendo riesce a prendere una radice di un albero e poi vede sotto che era troppo profondo. E grida dicendo questo, e c'è qualcuno che mi ascolta, Dio mi stai ascoltando, e se mi ascolti dimmi cosa devo fare, e la voce dice lascia la radice e te lo prendo io, e lui guarda verso alto ed grida e c'è qualcun altro, e questo ti aiuta a proprio invitare che con Dio devi avere questa fiducia. Brava Sabrina, grazie. Grazie a voi. Bene, io direi a questo punto allora che possiamo andare, se c'è qualche altro, tempo c'è, se qualcun altro vuole intervenire, se no andiamo avanti con la carrellata finale. Nessuno? Bene, allora vediamo un po' di riconnetterci con lo share. Noi stiamo diventando più veloci ora. La vedete l'immagine? Sì. Perfetto. Andiamo avanti. La Lanterna Magica di stasera è un film documento. Il titolo è Mani sulla Sanità. Vi invito a guardare il trailer che è di qualche minuto e così penso che sia importante anche per discernere un po' quello che ci abbiamo attorno. Anche, no?
Ci è stato tolto un punto nascita dove le donne potevano liberamente partorire con un parto fisiologico piuttosto che con un cesareo e ce l'hanno chiusa il 14 di febbraio di quest'anno. Quando parliamo dei tagli alla sanità ci riferiamo a un contesto in cui questa pianificazione viene fatta almeno 20-22 anni fa. La regione sempre di più negli ultimi anni riduce, taglia i servizi ai cittadini del territorio montano. Questo ospedale aveva una rianimazione, aveva reparti di chirurgia, di pediatria, di ostetricia, di ortopedia e quindi sono tutte le unità operative con i dipendenti sono stati trasferiti all'ospedale di Piacenza. Ci sono stati dei tagli pesanti ai bilanci della sanità di tutte le regioni che hanno inciso anche sulle regioni fra virgolette più virtuose come l'Emilia Romagna che risalgono i primi al governo Berlusconi e poi dopo al governo Monti. Tagli che per la regione Emilia Romagna si sono quantificati in 250 milioni l'anno. Io ho partorito all'ospedale maggiore di Bologna, anche perché a Corvetta era chiuso e quindi non ho potuto partorire più vicino al mio comune che è Vergato. Naturalmente la responsabilità è dell'assessore regionale, della direzione generale della sanità, ma è ovvio che la sanità è l'argomento più importante anche dal punto di vista economico per qualunque regione e sicuramente anche in Emilia Romagna. La responsabilità è condivisa tra Errani e il suo assessore. Uno degli obiettivi mai dichiarati da parte delle amministrazioni, ma sappiamo che è quello, è di risparmiare delle risorse, depotenziare quello che sono il numero dei posti letto e tutta una serie di servizi sul territorio. I partiti che hanno votato questo taglio di questa riforma sanitaria sono i partiti a maggioranza. Ci manca quello strumento che hanno detto che ci daranno, non sappiamo quanto ma ce lo daranno. Nel frattempo io che ho bisogno di quello strumento non posso aspettare i tempi della politica per avere quello strumento, quindi mi rivolgo a cosa? A un altro istituto, mi rivolgo a un altro ospedale, mi rivolgo a un altro presidio ospedaliero e di conseguenza cosa succede? Pavullo non avrà più necessità della mia richiesta. Questo video penso che ci fa capire come il meccanismo che si è instaurato, più lo studi e più capisci che è veramente un meccanismo perverso, un meccanismo infernale. Quello che mi colpiva è che fondamentalmente questo meccanismo è quello che è già in atto praticamente in praticamente tutto il globo. E fondamentalmente è tutto un indirizzo che noi stiamo vivendo come nazione che è simile a quello che sta avvenendo praticamente in ogni angolo della Terra, in ogni angolo del mondo. Quindi anche il sistema sanitario italiano in qualche modo ha delle caratteristiche ancora che mantiene ecco, di particolarità rispetto a tutto il resto, soprattutto in quelle regioni oggi tanto blasonate, è proprio lì che si sta in qualche modo ecco, mettendo le basi per dire che questo sistema non può funzionare in questa maniera e quindi bisogna andare verso la privatizzazione di tutto il sistema. Ecco, penso sia importante che ci rendiamo anche conto di tutto questo, perché vedete anche questa crisi enorme che noi stiamo vivendo e che mi auguro in Sicilia riesca, nelle regioni meridionali riesca ad essere in qualche modo mantenuta, ci fa comprendere qual è l'estrema vulnerabilità, non solo di fronte all'emergenza, ma di fronte al quotidiano. Non è un caso che i dati ci dicono che l'età media al meridione si è abbassata di 5 anni rispetto a quello che è come aspettativa di vita rispetto al nord. Ecco, capite che anche questo ci fa comprendere qual è il livello di assistenza che oggi purtroppo noi abbiamo. Occhio alla notizia di questa settimana, è sempre legata al Covid-19. Noi abbiamo presente quello che sta succedendo da noi, ma per esempio non sappiamo dall'altra parte dell'Adriatico cosa sta succedendo, per esempio in Albania, dove la gente sta morendo per strada. Naturalmente la TV queste cose non ce le dirà mai perché si scatenerebbe ancora più panico, dove la gente viene mandata a casa ancora sotto anestesia, questo detto da chi ha parenti che vivono lì e che sta vivendo un po' questo aspetto, quindi con testimonianze dirette. Ecco, capite che quello che potrà succedere, dove c'è 1,5 milioni di gente, di persone, di profughi ammassati, per esempio al confine tra la Turchia e l'Iran,
Ecco, con quello che sta succedendo in Iran, capite cosa può significare 1,5 milioni di persone che vivono nelle tende se dovesse partire lì, se già non è partito questo contagio. Ecco, significa eliminare alla radice il problema fondamentalmente, così i profughi in qualche modo li eliminiamo direttamente così. Ecco, penso che mentre noi ci preoccupiamo così tanto ancora di quello giustamente che sta succedendo di noi, da noi capire che attorno a noi c'è di molto peggio, penso ecco può essere importante anche per comprendere come nel mondo tutto si tiene ed anche queste realtà in qualche modo tenderanno a richiedere conto e ragione anche a noi di tutto quello che sta succedendo. Bene, invito alla lettura di questa settimana è il libro di un famoso assistente scout, Giorgio Basadonna, che scrive questo testo molto interessante, molto bello, che è appunto Cristiani di nome o di fatto. E sarà una mania scout quello di ecco, intitolare anche i libri con le domande, ma fondamentalmente ecco, è già una domanda che ci può aiutare e la lettura di questo libro può essere illuminante nel comprendere come spesso ecco, questo nome viene ad essere privato di quelli che poi sono i fatti reali, i fatti concreti. I passi di parola di questa settimana sono piccoli, abbiamo Matteo 9:1-12 e 1 Corinzi capitolo 7. Andiamo adesso a vedere quello che è il video che in qualche modo è dedicato principalmente ai piccoli, magari Peppe ancora è troppo piccolo, ma chiaramente ecco, in questo momento Alice può essere in qualche modo un po' più attenta. Vai Alice! Quel pollo che mangia i sassi. Mi pare che non abbia la minima intelligenza. In pratica non serve a niente. Magari va solo cucinato. A volte la nostra forza è sotto la superficie. Molto sotto, in qualche caso. Ma sono sicura che Hey Hey vale più di quanto non sembra. Sempre tempo per i propri fan. Se usi un uccellino per scrivere, si chiama tweet. Spuntino da barca! Le piacerà molto. E tu mi piacerai da pazzi nel mio stomaco. Cerca di ingrassare un po' aletta di pollo. Quello è un pollo. Il cuore è nel fondo. Lo dobbiamo
devo riprendere. No? No, è sicuro. È uno spazzino. Colleziona roba, così pensa di essere figo. E per Tamatoa, credimi, il mio amo è un oggetto da collezione fichissimo. Ah, e questa era buona. Come fai a non capirla? Le ho dato della gallina, c'è un pollo a bordo. Lo so che lei è umana, ma non è questa il... Senti, lascia perdere, non te la spiego. Perché se no non è più divertente. Mi mancherai, aletta di pollo. Potresti venire con noi, sai. Bene. Cuori pensanti di questa sera. Enzo Bianchi ce lo regala. Sperare significa credere che qualcuno ci ama. Significa mettersi in cammino verso un altrove. Significa anche usare di vivere in altro mondo. Una frase che si sente dire spesso in questi giorni: se ecco questa situazione mi fa passare indenne, la mia vita cambierà perché ho capito tante cose. È una frase che mi sento ripetere, è una frase che mi sono detto anch'io fondamentalmente, perché in effetti molte cose ti aiuta realmente a comprendere questa situazione. Bene, a questo punto ci riguardiamo, perché ecco, intanto vi faccio lo slogan finale, che è sempre quello: contagiamoci di ascolto, la primavera non potrà tardare, per adesso questo ce lo spazziamo, ci rivediamo tutti insieme e come al solito chiudiamo recitando il Padre Nostro e poi la benedizione finale. Andiamo tutti la parola. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato il tuo nome, sia il tuo regno, in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri, e noi li rimettiamo ai nostri, non ci abbandonare, in tentazione, ci dal male. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Siamo grazie. Allora,